veloce, dinamica, giovane, moderna, la pesca spinning, quello che piace fare a me. Estenuante ricerca del predatore, la voglia di far sempre meglio, la voglia di provare nuovi artificiali, nuove attrezzature, nuovi spot. In questo caso, nuove canne, le Skirmjan Predator Hunter, una serie dedicata al predatore in generale, per cui adatta sia alla pesca in freshwater ma anche quella in saltwater. Sono 7 canne, 2 canne da 3 ottavi, una 6-6, una 7 piedi, una 7 piedi per mezza oncia, una 7 piedi da un'oncia e poi i 3 fiori all'occhiello di questa serie, di questa produzione, ovvero la 35 grammi, la 28 grammi e poi a 100 grammi da siluro. Canne volutamente fatte di circa 2,40 m per avere la possibilità di utilizzarle con successo anche da riva. Una canna da 35 grammi, adatta sia alla ricerca della grossa trota, ma anche soprattutto dell'aspio e qualora anche qualche piccolo siluro dovesse abboccare, ha una grandissima riserva di potenza. E poi la 28 grammi, una canna molto particolare, nata con l'esigenza di creare una canna per la pesca con la gomma. In questo caso pensando un po' all'uccioperca, una canna che si utilizza principalmente in verticale, nata per fare sobbalzare la gomma sul fondo. La particolarità di questo attrezzo è una fortissima conicità del fusto per arrivare a un cimino molto sensibile e gli anelli con ponte attaccato al fusto della canna. Questo per permettere la più grande sensibilità che possiamo avere. A chiudere la serie c'è quella che è la più strong, la canna da siluro. Da siluro, ma non solo, la canna nata per i grossi predatori. È una canna da 100 grammi ed è l'unica della serie a non essere in due sezioni. Proprio perché, essendo una canna super strong, abbiamo voluto cercare di limitare il più possibile ogni tipo di punto debole. Una canna super strong, dotata però di un cimino piuttosto sensibile che ci permette di gestire anche esche piuttosto leggere. Quello che avviene spesso nella pesca del siluro, dove spesso e volentieri non si utilizzano esche molto grandi, ma abbiamo bisogno di un attrezzo molto potente per fronteggiare anche grossissimi predatori, oppure quello che avviene anche nella pesca del tonno, dove spesso e volentieri si utilizzano piccoli jig non pesanti, ma comunque l'attrezzo deve essere potente. Abbiamo creato una serie di canne così completa che sicuramente troverete l'attrezzo adatto alle vostre esigenze.